Ciao, sono Marco, benvenuti anche questa settimana sul mio canale. Visto che i miei tutorial su come alzare e abbassare le tapparelle hanno riscosso un notevole ascolto, ho deciso di crearne un altro usando però un prodotto professionale, un prodotto che usano comunemente i nostri elettricisti per collegare la tapparella e farla salire e scendere con un telecomando. Visto che negli altri due tutorial, sia il Sonoff che il Relais Emilio sono prodotti che ho comprato dalla Cina e ho speso, mi pare, sui 10 euro l'uno, questa volta ho deciso di creare un tutorial comprando un prodotto che costa 35 euro. Questo prodotto chiaramente, a parte che è più semplice da montare rispetto agli altri due, si possono fare notevoli aggiunte. Come per esempio si possono collegare più telecomandi, invece per esempio nel Relais Emilio sono riuscito a collegare solo un telecomando per farne funzionare uno, su questo si possono collegare più telecomandi per usarne uno. E in più, come vedete, qui c'è un punto di accesso, in più da questo punto di accesso si possono collegare altri di questi Yokis, questo prodotto si chiama Yokis, e con un telecomando abbassare e alzare le tapparelle della casa, abbassarne o quella della camera o quella della cucina o abbassarle tutte insieme prima di uscire. In questo tutorial vedremo come si collega sulla clair nel mio garage e in più vi farò vedere come si collega anche un tasto fisico, perché è la cosa che mi chiedete di più in assoluto ogni volta che presento un prodotto, mi chiedete ma si può collegare anche il tasto? Allora, vi farò vedere lo schema di come si collega questo, di come si collega insieme il tasto e anche di come si fa ad accoppiare il telecomando. Ora con questo schemino vi farò vedere un esempio di collegamento. Qui abbiamo il motore, la presa, il nostro apparecchio della Yonkis e il bottone. Allora, se volete collegare il bottone, dovete per forza comprare un bottone interbloccato perché altrimenti lo Yonkis non lo riconoscerà. Dal motore usciranno i soliti quattro cavi, che sono la terra, che andrà collegata alla presa direttamente, il cavo blu, che è il neutro, e due cavi per la salita e la discesa, che sono marrone e nero. Allora, i cavi marrone e nero li collegherete nelle prime due prese. Io ho collegato prima il marrone e poi il nero, ma voi potete fare anche viceversa, non cambia nulla. Il blu, che sarebbe il neutro, andrà collegato in quello in mezzo, lo riconoscete perché in alto c'è scritto N che sarebbe per neutro. Poi qui non si collega solo il blu del motore, ma andrà a collegarsi anche il blu della presa. Poi collegheremo anche la fase, che nel mio caso è, come si chiama? Era nera. Andrà collegato nell'altra presa. Ecco, così tramite il neutro e la fase daremo collegamento alla corrente al nostro Yonkis. Alla fine collegheremo il bottone. Il bottone com'è che va collegato? Praticamente la fase andrà collegata sia qui ma anche al bottone per dare corrente al bottone. E poi l'ultima presa, che sarebbe quella di destra, anche da lì collegheremo il bottone, come vedete. Come vedete è semplicissimo per chi ha seguito il mio tutorial sull'Emilo, questo è molto più semplice, ha due cavi in meno e anche un paio di ponti in meno. Ora andremo come si chiama, a collegarlo alla clair del mio garage e vi farò vedere come si collega il bottone, perché chiaramente il telecomando andrà accoppiato allo Yonkis. Come vedete, questo è il lavoro finito. Devo ancora mettere un po' meglio i cavi. Aspetto che sia seccato il silicone, perché questo è in appoggio col silicone. Ora vi farò vedere come si registra il telecomando. Il telecomando si registra così, semplicissimo. Basta schiacciare per 5 volte di fila uno di questi 4 tasti, perché si possono collegare fino a 4 relè. Si schiacciano per 5 volte di fila e poi si schiaccerà il bottoncino che c'è sotto qua per l'accoppiamento, vi farò vedere. 1, 2, 3, 4, 5. Perfetto. Bottone è stato collegato. Siamo giunti alla fine della recensione, non ci resta che testare la tapparella o in questo caso la serranda del garage. Come vi dicevo, con un semplice clic salirà, col secondo clic si bloccherà all'altezza desiderata e con il terzo click riscenderà.
Stesso discorso chiaramente vale per il bottone a muro. Con un clic la serranda salirà, con un secondo clic si bloccherà il punto desiderato e con un terzo clic scenderà. Testiamo. Spero di essere stato di aiuto per qualcuno. Se avete bisogno di qualche chiarimento, scrivetemelo qua sotto e ci vediamo la prossima settimana con un altro tutorial. Buona settimana!